Leggendo questi numeri, ragazzi, possiamo dire che Cajuste era un po' l'Elmas del Reims, cioè il dodicesimo, il jolly che ti entrava. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi siamo qui riuniti per conoscere, analizzare, approfondire e studiare Jens Cajuste. Dovrebbe essere così la pronuncia. Cajuste, prossimo acquisto del Napoli. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella perché tanti di voi guardano i miei video ma non si iscrive. È tutto gratis, basta solo premere un tasto, quindi fatelo. Detto questo, cominciamo subito, ragazzi, e andiamo a scoprire Cajuste. Allora, analizziamo il colpo Cajuste, giocatore che passa dal Reims al Napoli. Serve al Napoli? Andiamolo a scoprire. Abbiamo come sempre i nostri 7 capitoli più l'ottavo che è quello del voto finale, però non sono riuscito a inserirlo nella grafica. Cominciamo dal capitolo 1, le info generali. Chi è Cajuste? Cajuste è un ragazzo nato il 10 agosto del 99 e ragazzi, oggi è il 10 agosto, quindi Cajuste compie gli anni, fa ben 24 anni e quindi ne approfittiamo per fare auguri di compleanno al buon Cajuste. Chissà, magari arriverà oggi l'ufficialità come regalo di compleanno, chissà. Comunque, il suo nome completo è Jens Lise Michel Cajuste, nato il 10 agosto del 99 a Göteborg in Svezia. È alto 1,88 m, 15 cm. Ci sono abbastanza. Nazionalità Svezia, però lui ha anche il passaporto statunitense. Posizione centrocampo barra mediano, piede preferito il destro. E per quanto riguarda la sua carriera, lui comunque nasce sportivamente, nasce calcisticamente nell'Örgryte, che è una squadra del campionato svedese. Nel luglio del 2018 viene comprato dal Midtjylland alla modica cifra di 170.000 euro. Nel gennaio del 2022, quindi nella sessione di mercato, diciamo quella invernale, viene comprato dal Reims alla cifra di 10 milioni di euro. Voi pensate, ragazzi, che il Midtjylland lo compra a 170.000 euro e lo rivende a 10 milioni. Direi che è stata un'operazione diciamo, perfetta per il Midtjylland. Quindi questa è un po' la carriera di Cajuste. Ovviamente non è aggiornato, però ad agosto 2023 passa dal Reims al Napoli. Bazzicando un po' su internet e su YouTube, ragazzi, ho trovato delle curiosità su Cajuste, curiosità che però, diciamo, non le ho scoperte io, ma le ho trovate grazie a Calcio Napoli 24, che ha pubblicato un video appunto sulle 10 curiosità su Cajuste. Io qui ve ne ho messe giusto qualcuna, però se siete curiosi di sapere il resto appunto delle curiosità, vi lascio nel commento fissato qua in basso il link per il video di Calcio Napoli 24, se siete curiosi di sapere le altre. Comunque, brevemente, Cajuste nasce in Svezia, ma a 5 anni si trasferisce in Cina a causa del lavoro del padre. Lì impara la lingua locale e in generale Cajuste è in grado di parlare ben 4 lingue: inglese, svedese, cinese e francese. Quindi questo ci fa comunque capire che il ragazzo è, diciamo, avvezzo a imparare la lingua. Penso non avrà problemi a imparare anche l'italiano. Comunque, il fatto che parli il francese è importante perché così avrà sicuramente modo di comunicare con Garcia e anche con Anguissa volendo, quindi diciamo che la lingua francese sarà fondamentale per comunque il suo ambientamento qui a Napoli. Il suo idolo, ragazzi, è Andrea Pirlo, e la cosa abbastanza curiosa, perché comunque Cajuste è un tipo di calciatore che non ha niente a che fare con Pirlo, dico per caratteristiche, però è curioso che il suo idolo sia proprio Pirlo. E poi il soprannome, che forse avrete visto anche un po' in giro sui social, Pannocchia di mais, perché il suo fisico ricorda molto quello di una pannocchia di mais. Comunque, se volete sapere le altre curiosità, vi lascio il video di Calcio Napoli 24 nel commento fissato qui sotto. Andiamo al capitolo 2, il ruolo. Che giocatore è Cajuste? Allora, come abbiamo visto prima, grazie a Transfermarkt, lui è un mediano, ma gioca anche a centrocampo. Come potete vedere, questa è la heatmap
della stagione 22-23, quella che è appena finita, e come potete vedere, ragazzi, è un centrocampista abbastanza dinamico, mobile. È un giocatore che comunque ha anche nelle sue, diciamo, nelle sue corde l'inserimento nell'area di rigore, perché come potete vedere ci sono delle zone di calore dentro l'area di rigore, però lui principalmente sta fuori dall'area di rigore, ok? Molte zone di calore sono presenti anche al di qua, cioè prima della linea di centrocampo, quindi questo a significare che comunque è un giocatore che nella fase di non possesso, nella fase difensiva, aiuta molto i compagni a coprire e a difendere nella propria metà campo. Sotto vi ho messo un estratto dell'articolo di goal.com che ci dà un po' l'identikit del calciatore: centrocampista box to box, fisico e bravo a difendere e rubare il pallone agli avversari, ma anche a far ripartire l'azione. Titolare fisso nell'ultima stagione con Reims, in alcune partite è stato schierato anche come trequartista, grazie a una qualità tecnica superiore alla media. Quindi, box to box, fisico, bravo a rubare e difendere palla, bravo a far ripartire l'azione e ha comunque nei piedi una certa qualità tecnica. È spiccicato il facsimile di Anguissa. Proprio, cioè, se voi leggete questa descrizione, leggete Anguissa. Quindi, molto molto bene sotto questo aspetto. Vi ho messo poi, ragazzi, altre due spiegazioni riguardo le caratteristiche di Cajuste. Sopra, come potete vedere, c'è scritto che è stato definito l'archetipo del centrocampista box to box. Dal Midtjylland invece fanno sapere che è un giocatore di enorme talento, capace di fare praticamente di tutto. Quindi parliamo di un tuttocampista, avendo un giocatore che ti può fare qualsiasi cosa a centrocampo. Spiccati doti difensive e fisiche, Cajus si è specializzato quale mediano contemporaneo, senza però smettere di mostrare un'ottima tecnica di base. Sotto invece vi ho messo un articolo che potrebbe magari spiegarci l'aspetto mentale e la personalità di Cajus, perché si sa molto poco della vita privata di Cajus, finora molto bravo a schivare le attenzioni mediatiche tipiche della vita di un calciatore. Ci sono pochi indizi al riguardo sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 20.000 followers. I suoi social sono dedicati esclusivamente alla sua vita professionale. Questo ci fa capire che comunque Cajus è un ragazzo, diciamo, riservato, che appunto lascia la vita privata, e non ha, diciamo, non è uno che mostra al mondo la sua vita, ma la tiene appunto riservata per sé. Sotto questo aspetto sembrerebbe un ragazzo, diciamo, tranquillo e riservato. Andiamo al capitolo 3, le statistiche. Quali sono i numeri di Cajus? Allora, qui abbiamo sulla sinistra, questi sono tutti i dati presi da Transfermarkt. Abbiamo praticamente un recap di tutte le competizioni che ha giocato finora. Come potete vedere, comunque ha una certa esperienza anche in ambito europeo, perché ha giocato 4 partite in Champions League facendo anche un assist, 4 partite di qualificazione alla Champions League, 4 partite di Europa League, e poi 2 partite di qualificazione all'Europa League, quindi 15 di presenze europee le ha collezionate. Poi per il resto abbiamo presenze nel campionato danese col Midtjylland, presenze nel campionato svedese e poi presenze nel campionato francese. Come potete vedere, ragazzi, non è un giocatore molto avvezzo al gol, perché in 153 presenze 11 gol e 6 assist. Diciamo, non è la sua caratteristica principale e non è un giocatore che ha nel gol la sua specialità, però 11 gol, qualche gollettino, diciamo che quella lo fa. La sua miglior stagione conta 5 gol in campionato e un assist. Il minutaggio è di 9.078 minuti, però come vedremo più avanti, ragazzi, è un minutaggio abbastanza relativo, perché ci sono presenze dal primo minuto, ci sono partite in cui è subentrato nel secondo tempo, quindi è relativo il minutaggio. Abbiamo poi qui a destra uno schema dei ruoli giocati. Come potete vedere, è stato messo un po' ovunque, anche se i suoi ruoli principali sono il mediano e il centrocampo. Da mediano 68 partite con 4 gol e 3 assist, 15 partite da centrale con 2 assist, centrocampista di destra 8 partite, 2 partite da centrocampista di sinistra, 3 partite con un gol da trequartista, è stato addirittura messo alla destra in una partita e addirittura anche punta. Però come potete vedere sono presenze proprio contate sulla dita di una mano, quindi saranno stato sicuramente in caso di emergenza estrema. Comunque lui principalmente un mediano barra centrocampista. Poi vi ho messo qui, ragazzi, lo schema riguardante i gol che ha fatto in carriera. Questi sono tutti gli 11 gol che ha fatto appunto in carriera, sono 5 col Midtjylland e 6 con il Reims.
La maggior parte dei gol è stata fatta col piede destro. Ci sono un paio di gol col sinistro, quindi questo potrebbe essere un'indicazione sul fatto che lui è destro di piede naturale, però sa usare anche il sinistro. Un paio di gol dalla distanza, questo è molto interessante, e c'è anche un gol sul rigore. Potrebbe essere magari un rigorista nascosto nel Napoli, chi lo sa. Andiamo adesso alle statistiche riferite alla stagione appena conclusa, prese da SofaScore. Allora, lui quest'anno ha giocato 31 partite, di cui 14 da titolare, quindi 17 volte è subentrato, una media di 49 minuti a partita. Quindi, leggendo questi numeri, ragazzi, possiamo dire che Cajuste era un po' l'Elmas del Reims, cioè il dodicesimo, il jolly che ti entrava, spesso ti entrava a partita in corso, e che a volte ti risolveva anche le partite da subentrante, perché se avete visto il video di ieri sapete che c'è una statistica che dice che Cajuste è stato il centrocampista nella Ligue 1 con più gol da subentrante, quindi potrebbe essere, diciamo, è quel dodicesimo che ti entra e ti risolve la partita spesso. Tiri a partita 0.9, tiri in porta a partita 0.2, quindi questo ci fa capire che comunque non è un giocatore che cerca tantissimo la porta. Gol da dentro l'area 2 e gol da fuori area 1. 0 gol di testa, 1 gol di sinistro e 2 di destro, rigori conquistati 0. Riguardo ai passaggi, un expected assist di 0.93 con un assist, quindi ha fatto quello che ci si aspettava, 34.5 tocchi, grandi opportunità create 1 e 0.5 di passaggi chiave, una precisione dell'83%, quindi molto buona, precisione nella propria metà campo 89%, mentre nella metà campo avversaria una precisione del 77%, palle lunghe precise 63% 1.5, quindi non prova tantissime palle lunghe, però quando le fa sono abbastanza precise. 54% di precisione dei passaggi corti, 1.5 tackle a partita, quindi è un giocatore che fa tra le 1-2 scivolate a partita, recuperi a partita 0.6, possesso vinto 0.2, dribbling subiti 0.7, salvataggi 0.7 e poi nessun errore o fallo da rigore o errore che ha portato al gol. Dribbling qua è interessante perché al 57% di dribbling riusciti e una percentuale del 51% di contrasti vinti, 52% di contrasti a terra vinti e contrasti aerei vinti 42%, possesso perso 6.9, falli 1.1, falli subiti 0.9 e poi attenzione ai cartellini, ragazzi, perché qui forse troviamo un primo punto, diciamo, negativo di Cajuste, ovvero la disciplina, perché lui in comunque 31 partite dove 17 è subentrato, 7 ammonizioni e un cartellino rosso. Quindi occhio alla disciplina, perché sembra essere un giocatore che comunque è avvezzo al cartellino. Poi vi ho messo delle statistiche prese da fbref.com che sono secondo me molto molto interessanti, ragazzi, perché la schermata di sinistra è importantissima, perché come potete vedere ci sono un sacco di caratteristiche in cui Cajuste è secondo a pochissimi. Come potete leggere sotto, queste sono statistiche prese andando a confrontare i giocatori dei principali 5 campionati europei e poi anche Europa League e Champions League nell'ultimo anno, sulla base di 1530 minuti giocati. C'è una statistica che impressiona tantissimo, che è quello delle prese e possesso palla riuscite, ovvero quelle volte in cui il calciatore riesce a recuperare palla, e ha un percentile del 98%. Cosa vuol dire questo, ragazzi? Vuol dire che meglio di lui ce ne sono pochissimi, 98, cioè vicinissimo al 100, vuol dire che pochissimi hanno fatto meglio di lui. E i blocchi, quindi tutte le volte che il giocatore si è messo davanti alla traiettoria del pallone, 92%, soltanto in pochissimi hanno fatto meglio di lui. Passaggi progressivi, 89%, tocchi in area offensiva, 85%, gol non sul rigore, 0.18, un 86%, tiri totali, 84%, quindi in tutte queste statistiche, ragazzi, Cajuste è uno specialista, cioè nel senso che pochi hanno fatto meglio di lui, ed è un giocatore che in queste statistiche è sopra la media, ecco. Sulla destra ci sono delle comparazioni, quindi dei calciatori che sotto queste statistiche assomigliano a Cajuste. Vediamo Mkhitaryan, vediamo Ederson dell'Atalanta, vediamo Laimer del Bayern, Rabiot della Juve, Fofana del Monaco. Quindi ragazzi, queste statistiche ci fanno capire che Cajuste non è un giocatore preso a caso. E in merito a questo voglio farvi vedere una cosa.
Nelle statistiche che vi ho fatto vedere prima, quelle col percentile molto alto, sono andato un attimo ad approfondire e potete vedere ad esempio nei gol non sul rigore che Cajuste ha una media di 0.18 gol non sul rigore, la media di 0.09, quindi ha fatto il doppio della media. Guardate ragazzi chi è il primo in questa statistica: Gabri Veiga, 0.43 gol non sul rigore a partita. E questo per farvi capire, ragazzi, che lo scouting è un mondo dove si studia, dove si approfondiscono tutte le statistiche possibili e immaginabili. È un mondo che tanti purtroppo non conoscono e che quindi pensano che lo scouting sia un qualcosa così, niente di serio. Se tu hai fatto bene, allora è perché hai pescato l'aragosta dal cesso, come dicono tantissimi. Non è così. Lo scouting è un mondo di approfondimento, di studio. Quante volte abbiamo sentito di giocatori che venivano seguiti da club da anni e poi soltanto, appunto, dopo anni venivano presi? È un mondo molto, molto particolare e a mio avviso molto affascinante. Quindi questo per farvi capire comunque che i giocatori non vengono presi a caso, ma vengono presi in base a studi, statistiche, numeri e in base anche alla funzionalità. Prese possesso palla riuscite, la media è 0.83, Cajuste fa 2,29 recuperi a partita, cioè quasi il triplo della media. E meglio di lui c'è Bellingham, ma siamo lì. Vi ho messo queste statistiche per farvi capire comunque che Cajuste è un giocatore che in certe statistiche è migliore della media, e in certi casi di molto migliore della media. Andiamo al capitolo 4, gli infortuni. Cajuste è un giocatore integro? Assolutamente sì. Nella stagione 2021 salta 4 partite per coronavirus. La stagione 21-22 è stata quella un po' più martoriata dal punto di vista degli infortuni perché salta in totale 21 partite tra Midtjylland e Reims. Diciamo che tolta la stagione 21-22 parliamo di un giocatore che sotto il punto di vista fisico è abbastanza rassicurante. Capitolo 5. Quanto costa Cajuste? Acquisto sostenibile? Allora, qui c'è da fare una piccola premessa, ragazzi, perché c'è gente che dice che il Napoli ha pagato 12 milioni a Reims, come ad esempio Di Marzio, e c'è invece gente, come ad esempio Venerato, che dice che questi 12 milioni sono stati pagati, verranno pagati in 3 rate annuali. Prendiamo come buono la fonte di Di Marzio, quindi 12 milioni al Reims e un contratto quinquennale da 1,2 milioni annui. E il contratto quinquennale, ragazzi, è un classico del Napoli perché tu in questo modo riesci a spalmare meglio il cartellino tramite gli ammortamenti. Quindi, solito discorso, 40, 30, 20, 7, 3 di ammortamenti, quindi andando a fare i calcoli abbiamo che il bilancio attuale, quello 23-24, Cajuste peserà 4,8 milioni, nel bilancio 24-25 3,6, nel bilancio 25-26 2,4, nel bilancio 26-27 840 mila euro e nel bilancio 27-28 860 mila euro. Se poi ci aggiungiamo i milioni dell'ingaggio abbiamo alla fine una stima. Ricordo sempre che è una stima, ragazzi, perché il peso a bilancio dei calciatori si calcola attraverso l'ingaggio lordo. Io qui metto sempre i netti, ragazzi, perché il lordo non è facilmente applicabile perché ci sono aliquote, ci sono addizionali che non si conoscono tantissimo. Quindi vi faccio sempre una stima dei calcoli, però non sono mai cifre esatte. Questo deve essere chiaro. Quindi nel totale, Cajuste peserà fino al 2028 un totale di 18 milioni come minimo. Ecco, mettiamo come minimo. Capitolo 6, la tattica. Quale sarà la collocazione di Cajuste a centrocampo? Allora, di base, come abbiamo visto prima, Cajuste è un mediano barra centrocampista, però per caratteristiche, come abbiamo visto prima, possiamo dire che lui sarà il vice Anguissa a tutti gli effetti. Come abbiamo visto anche prima, è un tuttocampista, quindi volendolo potresti mettere un po' ovunque, potresti metterlo come vice Lobotka, anche se non ha proprio le caratteristiche di Lobotka, non ha le geometrie dello slovacco. Lo puoi mettere vice Anguissa, quindi il centrocampista box to box, lo potresti mettere volendo anche trequartista in qualche situazione. Sicuramente Cajuste ti dà una variabilità tattica importante. E io infatti oltre al 4-3-3 vi ho messo anche un 4-2-3-1 con Cajuste che potrebbe affiancare sia Lobotka che Anguissa. Secondo me potrebbero coesistere lui e Anguissa in una mediana,
con magari un raspatore davanti. Ecco, se tu devi essere molto offensivo, quindi metti un raspatore, metti un Kvara, metti un Lozano, potresti andare ad equilibrare mettendo in mediana Kajus e Anguissa. Perderesti sicuramente di geometria perché ti manca il Lobotka, però in qualche situazione secondo me potrebbe essere utile. Vi ricordate Bennacer quando veniva utilizzato trequartista nelle partite di Champions per dar fastidio a Lobotka? Secondo me si potrebbe fare una roba del genere anche con Kajus. Quindi magari, che ne so, c'hai il mediano della squadra avversaria che è fondamentale nella costruzione del gioco, tu ci metti un Kajus che lo marca uomo e potrebbe essere una mossa tattica per andare ad annullare la squadra avversaria. Quindi è un giocatore che comunque secondo me ti dà molta variabilità e ti può permettere di fare varie cose, secondo me. Andiamo ora al capitolo 7, gli highlights. Quindi andiamo a vedere tramite il video Kajus. Allora, questo è il video, ragazzi. Abbiamo ben 5 minuti, quindi togliamo l'audio, sempre perché altrimenti rischio il copyright, e partiamo. Allora, ecco Kajus che va. Ecco, questo è il tiro di sinistro, quindi sa tirare anche col sinistro. Abbiamo poi un tiro da fuori area. Quindi lui, diciamo, è il classico mediano che nella fase offensiva sta a ridosso dell'area di rigore e tenta il tiro da fuori. Vabbè, qui la papera del portiere, diciamo. Ah! Mi è piaciuta questa finta, molto bella. Sembra uno comunque che c'ha anche la progressione, guardate. Un bel falletto. Bravo, pulito. Contrasto pulito e si riparte. Al limite, destro e gol. Quindi il tiro da fuori ce l'ha. Qui ha un piccolo rimpallo. Ragazzi, quando parte in velocità, diciamo, ti recupera abbastanza. Ce l'ha il recupero in velocità. Bello questo, bello, molto, mi piace molto. Scivolata. Il tempo di intervento ce l'ha. E quando interviene lo fa sempre in maniera pulita. Bello questo passaggio. Bellissimo, mi è piaciuto assai. Anche qua un assist. Sì, ok. Quindi c'ha anche visione di gioco volendo. Bella questa. Ragazzi, ce l'ha la visione, sì, ce l'ha, ce l'ha. Bello sto campo, mi piace assai. Ok. Sapete sta cosa? Allora, aspetta, rivediamola. Mi ricorda molto Zielinski quando fa queste movenze, diciamo queste finte di corpo per eludere il pressing. Mi ricorda molto Zielinski sotto questo aspetto. Anche qua. Comunque uno che, nonostante il suo 1,88 m, è abbastanza, diciamo, agile. Non è il classico tronco che sta lì, che è già tanto se riesce a girarsi. Molto agile. Bello. Molto bello. Queste sono le cose che fa Zielinski, tale e quale. Queste finte di corpo. Beh. Ragazzi, già mi piace. Già mi piace. Vedi, è sempre comunque pulito nei contrasti. Vabbè, i 7 cartellini gialli, diciamo, questi sono sempre gli highlights, quindi si vedono solo le cose positive. Però diciamo che la scelta dell'intervento ce l'ha. Tiro da fuori. Ah, guardate come recupera. Questo è veloce, ragazzi, è veloce. È veloce assai. Partito. No. Pensavo andasse al gol. Ragazzi. Sa difendere bene palla, eh. La palla la difende bene. Apertura. Sbagliato. Però comunque se ha possibilità in area ci va,
Bravo. Bello sto tunnel, bello. Molto bene. Ragazzi, questo se parte non lo prendi, eh. Vabbè, bisogna vederlo sempre in Serie A, perché in Serie A spesso, ecco, succede questo, cioè se partono non si fanno problemi a buttarti a terra. Vabbè, non dispiace, ho visto cose molto interessanti, vi dico la verità. Vi ricordo sempre che gli highlights si vedono soltanto cose belle, però da quel che si è visto sembrerebbe interessante questo calciatore. Quindi andiamo all'ultimo capitolo, il capitolo 8, e andiamo ad andare un po' a tirare un po' le somme. E a qui, ragazzi, mi sbilancio, perché secondo me lo scouting del Napoli, oltre a prendere un Vincent Chissà, si è assicurato secondo me un potenziale colpaccio. Questo colpo secondo me potrebbe essere in prospettiva il migliore di questo calciomercato finora. Cajus sembra essere un calciatore in grado di giocare in tutte le zone del centrocampo e ti permette una certa variabilità tattica, come abbiamo detto prima. Ci sono tutti i presupposti per un ottimo colpo. E qui voglio lanciarvi una provocazione. La lancio a voi e quindi rispondetemi nei commenti. Secondo voi Cajus sarà in grado di rubare il posto ad Anguissa? Io vi dico la mia. Allora, è molto difficile, perché ragazzi, Anguissa non lo smuovi, cioè, sa è un totem del centrocampo del Napoli. Però io dico solo una cosa. Occhio alla Coppa d'Africa, perché tra gennaio-febbraio potrebbe essere il periodo dove Cajuste si può anche prendere il Napoli, e può essere anche che instillerà dei dubbi in Garcia a dire: e io mo questo come lo tolgo dal campo mo che torna Anguissa? Quindi attenzione, il rischio c'è, ma è un rischio molto molto basso, cioè nel senso Anguissa non lo può elevare, specialmente con Garcia che è, diciamo, un suo protetto a tutti gli effetti. Però occhio, perché Cajus potrebbe levarsi tante soddisfazioni secondo me a Napoli. Chiudiamo, diciamo, con le stelle, le famose stelle. Un 3,5 alla tecnica, perché comunque lui è un mediano di rottura, però come abbiamo visto anche nel video, la tecnica di base ce l'ha. Mi piace molto questo fatto che lui, pur essendo 1,88 m, è molto agile e usa molto le finte di corpo per andare a eludere il pressing. Funzionalità 5, per me il voto massimo, perché era quello che il Napoli cercava ed era quello che serviva a Garcia. Integrità 4, perché comunque qualche infortunio l'ho avuto. Costo 4,5, perché comunque 12 milioni è una cifra, diciamo, media per il Napoli, e il costo dell'ingaggio è assolutamente alla portata, perché 1,2 milioni non è nulla per il Napoli, ecco. E chiudiamo, ragazzi, con il classico sondaggio che vi ho fatto ieri. Qui ci sono meno voti rispetto all'ultima volta, però perché l'ho fatto, cioè è passato solo un giorno dal video. E vi ho chiesto un po' la vostra. Secondo voi, diciamo, che cosa ne pensate di questo Cajuste? Se è un colpo interessante o se è un colpo che lascia dei dubbi? Diciamo che lo scetticismo qua è un po' meno rispetto a Nathan, anche se i voti sono di meno. Però comunque nel complesso il 78% di voi pensa che Cajuste sia un colpo molto interessante, mentre il 22% è un po' scettico e ha dei dubbi riguardo questo colpo. Comunque, ragazzi, per chiudere, Cajuste, secondo me, è un giocatore che potenzialmente può rivelarsi un top player in Serie A. Io ho questa convinzione, ho questa sensazione che lui possa essere quel giocatore che ti può veramente far fare il salto di qualità, se riesce a dimostrarlo sul campo. Il campo, ragazzi, è l'unico giudice. Spetta adesso a Cajuste dimostrarlo sul campo. Io penso che comunque delle chance le avrà. E se sarà bravo a sfruttare queste chance e a dimostrare che calciatore è, allora ragazzi, sul lungo si rivelerà un colpaccio per il Napoli. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo questo colpo. E detto questo, signori, lasciate un bel mi piace, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ragazzi, mi raccomando, fatelo, perché tanti di voi guardano i miei video ma non si iscrive. È tutto gratis, basta premere due tasti. E detto questo, signori, noi ci vediamo alla prossima. Probabilmente nei prossimi giorni arriverà anche l'ufficialità per Gabri Vega, perché pare che ci siamo, manca veramente poco. Io rinnovo gli auguri di compleanno a Cajuste, visto che oggi è il suo compleanno, e noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli!